Ciao a tutti ragazzi, qui è Rix che vi parla e oggi siamo tornati su Clash of Clans. Ok ragazzi, allora io direi anche in questi ultimi tempi abbiamo fatto un bel po' di cambiamenti. Allora, innanzitutto sto portando questa caserma a livello 9 per avere anche qua i draghi. La cosa più importante è che sto facendo il municipio livello 8. Vedete qua, municipio livello 8, l'ho messo a fare esattamente 4 giorni e 14 ore fa, ecco. E tra 3 giorni o tra più o meno 4 giorni, comunque quando poi dovrò uscire il video, farò un altro video su Clash of Clans per appunto farvi vedere i primi momenti su Clash of Clans con municipio livello 8. Benissimo, poi ho portato anche quest'altra Tesla al 2. Adesso devo solo portarla al 3. E nient'altro, non mi ricordo se già nello scorso video l'avevo fatto, ma forse li avevo già messi a fare. Comunque ho portato i draghi al 2 e nient'altro. Ho cambiato, se non sbaglio, un po' di disposizione del villaggio. E comunque se volete copiarla, fermate il video e copiatela, perché questa disposizione è molto, ma dico molto buona come postazione, perché molto difesa, non dovrei tenere le risorse proprio qua in mezzo, perché se mi buttano tipo uno che al municipio livello 10 mi butta 5 pozze furia al non furia scusate fulmine al 5, adesso non mi, forse al 6 al massimo, comunque non mi ricordo, mi ruba quasi tutto, ma cioè con 762 trofei è molto difficile che ci sia un municipio livello 10, perché quelli lì stanno sotto i 200. E oggi farò un attacco in live con queste truppe. Voi direte, perché attacchi con quelle truppe che sono abbastanza, cioè non è un come dire, una tattica buona? Perché io uso questa tecnica. Volevo farci anche un video su trucchetti e cose che non sapete di sicuro su Clash of Clans. Comunque quando ho gli accampamenti pieni e non devo attaccare, io riempio le caserme, e in questo modo l'elisir normale naturalmente va a depositarsi nelle caserme per fare le truppe. Però visto che ho gli accampamenti pieni, finché non li svuoto le truppe non si possono formare, e quando voglio posso toglierle, vedete appunto, e mi rimborsa tutto. Solo che ho sbagliato qualche giorno fa, ho attaccato però non ho tolto le truppe, quindi ho usato allora innanzitutto 400 di elisir nero per fare 10 domatori, poi 4 draghi sono al 2, sono esattamente 120.000, ma cioè non è proprio quel gran elisir. Comunque poi ho fatto, per diciamo rafforzare un po' la tattica, perché solo domatori e draghi non ci stavano, allora ho tolto un po' di spaccamuro, ho messo qualche gigante e ho fatto anche qualche pozione per appunto fare un attacco in live. Allora vediamo se mi donano qualcosa. Sì, ho messo drago. Sono in questo clan The Warrior Beach, e clan livello 3, siamo quasi a livello 4 in questi giorni che appunto c'era la cosa dei punti XP raddoppiati, l'hanno tolta adesso non mi ricordo bene quanto, qualche giorno fa, adesso non mi ricordo bene. Comunque è una giornata antica, cosa che mi hanno donato, vediamo. Comunque abbiamo fatto qualche guerra, l'abbiamo vinta, abbiamo fatto due le abbiamo vinte se non sbaglio, e poi una adesso, quella l'ultima l'abbiamo persa. E adesso siamo di nuovo in guerra, l'abbiamo fatta poche minuti, cioè non pochi minuti, mezz'oretta fa quasi.
sono ottavo e niente. Adesso andiamo ad attaccare. Oh cavolo, stavo per fare le gemme. Comunque ho 774 gemme. Mamma mia, quante gemme ho. E per la fine del video vorrei riservarvi una sorpresina. Comunque allora, oro scuro di 10 ore, ma per voi ragazzi lo tolgo. Sì, niente di scuro. Ok, ragazzi, mi sono scordato che qua ci sono tutti quelli scarsi. Cavolo. Ok, ragazzi, ho trovato una bestia che ha molto, diciamo, sì. Oh, scusate, ha molto, quindi direi di attaccarlo. Sì, direi proprio di attaccarlo. Allora, vediamo un po': 6, 5, 4, 3, 2, 1. Attacco, ok. Allora, innanzitutto, dentro, ecco il municipio. Mettiamo le truppe del clan. Meno male che mi hanno donato gli acciai. Poi direi di partire. Ragazzi, non so proprio da dove partire. Diciamo, andiamo qua. Comando tutti i domatori qua. Gli spaccamuro, gli spaccamuro, vai, spaccamuro. E poi gli seguito i giganti. Cavolo, mi hanno già ucciso tutti i domatori. Poi, dopo mandiamo i draghi, direi di mettere subito una curativa qua. Dai, 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 qua, qua, qua. Un'altra, ragazzi, non so se riusciremo a fare molto. Comunque, una stella l'abbiamo già fatta. Meno male che avevamo un cibo fuori. Cavolo, cavolo. Mandiamo subito i draghi. Dai, che distruggono. Aspetta, che distruggono la difesa aerea. Comando i draghi. Cavolo, proprio da quel lato ho attaccato che aveva due difese aeree. Vai, con i draghi. Ragazzi, che attacco di schifo. Il terzo video di Clash of Clans fail. Vabbè, vediamo un po' adesso. Aspettiamo che i nostri draghi. Sì, in effetti la tattica non era molto bella, però cioè non volevo sprecare le truppe e ho fatto questo attacco in live anche se non molto redditizio. Ragazzi, ragazzuoli. Dico i draghi, ma perché non attaccate le risorse? Le risorse dovete attaccare. Oh cavolo. Ragazzi, se questo drago qua, questo qua, se registro il mouse, ti prego drago, drago, vai sulle risorse, drago, ti prego. Drago, vai sulle risorse, ti supplico, drago, ti prego. Sì, dr un drago intelligente, drago, sei intelligente. Dai ragazzi, che rubiamo un bel po'. Ho solo 56 minuti, dai, dai, ti prego, ti prego. Dai, dai, drago, ce la fai, dai, che ce la fai, dai, che ce la fai. Ruba il nero, vai sul nero, no, no. Dai, dai, drago, dai, drago, che ce la fai. Ragazzi, 40 secondi, 40 secondi, dai, vai sul nero, drago, vai sul nero. Così prendo 2000 di elisir nero, dai, vai. Drago no, adesso mi muore il drago per colpa della trave del mago, no. Dai drago, vai subito sul nero, sul nero, sul nero. Dai drago, che hai molta vita, vai sul nero. No, va sulla torre dello stregone. Guardateci il nero qua, incustodito. Vabbè, c'è questa Tesla, però tanto poi sarebbe morto lo stesso. E qui il drago dove va il drago? No, no. Drago. I draghi sono stupidi, ragazzi. Madonna, 405 di elisir nero, che è abbastanza buono, se devo dire. 265.000 e 173.000. Vabbè, buono, abbastanza buono. Devo dire, ragazzi, che se avessimo attaccato un po' meglio, magari avremmo rubato anche il nero. Quindi, Barbaro. Appunto, avevo una sorpresina, ma ne posso fare anche due visto che appunto ho fatto un bel bottino. Allora, prima sorpresa è che sono arrivata a 15.000 di Elisir Nero, quindi io direi di mettere a fare il Rebarbaro al 3. Ragazzi, quanto godo! Rebarbaro al 3, yeah! Tra un giorno.
Poi, allora, la Tesla occulta non la possiamo ancora fare, quindi direi di migliorare la torre dello stregone che costa solo 1.280.000. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto. Se il video vi è piaciuto, o anche se l'attacco non è andato, cioè non è stato molto bello, anzi datemi qualche consiglio qua sotto nei commenti su come attaccare, se fare qualche tattica speciale. E appunto, se il video vi è piaciuto, mettete un bel like qua sotto, commentate per qualsiasi cosa, iscrivetevi al mio canale se volete continuare a vedere la serie di Clash of Clans e molte altre. E per questo video è tutto. Qui è Rix. Al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.